A dicembre 2020 abbiamo comprato casa e in questo video vi parliamo del processo di ristrutturazione. Io sono Anna Chiara. Io sono Marco. E lui è Cesare. Cosa fai? Cesare, ho pure di Natale. Dopo aver comprato casa a dicembre del 2020, ci siamo affidati subito ad un geometra e ad un termotecnico per definire tutto il progetto di ristrutturazione. Attraverso di loro siamo venuti a conoscenza dei bonus presenti nel 2020 per la ristrutturazione, ovvero, nello specifico, i bonus del 110 e i bonus del 50%. Sulla base di questo abbiamo definito il nostro progetto di efficientamento energetico, che ci permette di passare da una classe G, in cui si trova attualmente l'immobile, ad una classe A4+. Ok, allora, tutto il progetto comprende diverse tipologie di intervento. Quindi, per quanto riguarda il 110, faremo il cappotto per la coibentazione esterna, il controsoffitti per la coibentazione interna, poi eseguiremo anche il secondo intervento trainante, quindi la sostituzione della caldaia con una pompa di calore, pompa di calore a elettricità perché sarà totalmente elettrico, quindi no gas. E faremo il riscaldamento a pavimento, dopodiché installeremo il fotovoltaico sul tetto e la batteria di accumulo all'interno e in ultimo faremo gli infissi. Nice. Per quanto riguarda invece il bonus del 50%, a livello murario semplicemente apriremo con una cutrella, quindi una struttura in ferro, la parete portante per rendere la zona giorno più open space e costruiremo una tramezza che divida la zona giorno dalla zona notte. Dopodiché faremo il tetto, impianto sanitario, impianto elettrico. Questi sono tutti gli interventi che andremo a fare godendo dei bonus della ristrutturazione per l'appunto. Bene, i tecnici vi forniranno, dopo aver fatto i progetti, dei computi metrici, quindi delle tabelle con tutti gli interventi che dovremo fare. Con questi computi metrici, dove siamo andati dalla nostra impresa e dal nostro idraulico, il nostro elettricista e l'azienda che ci fornirà gli infissi, e abbiamo fatto fare un preventivo. Quindi il computo metrico, ogni voce avrà un prezzo che ci viene fornito appunto dalla nostra impresa. Successivamente noi, siccome abbiamo dei bonus e dei massimali da rispettare, siamo dovuti andare a confrontare i prezzi dei prezziari con i nostri computi metrici. Questo è un passaggio che non viene mai spiegato, per l'appunto ce lo spiegherà Anna Chiara. Sì, è molto importante, è la parte più complicata dei bonus, della fruizione dei bonus, perché ogni voce del preventivo deve essere in linea con il prezziario nazionale, che viene definito sulla base dei costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per eseguire gli stessi lavori. Quindi questo cosa significa? Che è vero che voi avete un budget massimo per ogni tipologia di intervento, esempio 50.000 euro per il cappotto, però bisogna poi considerare che le singole voci devono essere idonee a godere del bonus. Tutto quello che fuoriesce dal prezziario nazionale sarà poi a carico totalmente vostro. Infatti possiamo fare questo paragone. Ci immaginiamo l'intervento appunto del cappotto come un libro, che in realtà non si chiama cappotto ma è involucro esterno. Dentro a questo massimale quindi ci sono le finestre, il cappotto e tutte le opere accessorie. Le opere accessorie per far sì che il cappotto stia su. Il problema qual è? Se noi abbiamo dal nostro computo metrico un tot di cappotto e il prezziario regionale ci dice che per tutto quel cappotto lì la regione o la nazione, dipende poi il tecnico che prezziario usa, ha speso 50.000 euro, noi non avremo più soldi e disponibilità per fare tutte le opere accessorie, per le finestre, eccetera, eccetera. E così come se facciamo una casa molto piccola e il computo metrico, la somma di tutti i passaggi da fare fa 30.000, non è più un massimale da 50, ma è un massimale da 30. Esatto, cioè è un passaggio molto complicato, però in sostanza ogni voce del vostro preventivo deve stare all'interno del budget definito dal prezziario nazionale o regionale, a seconda di quello che si sceglie. Quindi questo è molto importante perché riduce oggettivamente il massimale di spesa. Infatti, se dobbiamo fare le cose fatte bene, e noi faremo così, ad esempio se la regione ha speso per un tot di cappotto 20.000 euro, e noi, anche se abbiamo 50.000 euro
di massimale non possiamo spendere più di 20, quindi nel caso in cui dovessimo spendere di più, quello che fuoriesce ce lo dobbiamo pagare non a 110. A carico totalmente nostro, esatto. Quindi ricapitolando, abbiamo fatto i progetti, abbiamo fatto i preventivi, li abbiamo confrontati con il prezzario nazionale e infine, ultima cosa importante per poter partire con i lavori, abbiamo richiesto la cessione alla banca. Questo perché? Perché il 110 permette appunto di cedere il credito ad un ente terzo ed è quello che abbiamo scelto di fare noi perché non abbiamo abbastanza IRPEF da detrarre, essendo due lavoratori dipendenti normali. Inoltre abbiamo scelto questa modalità perché ci permette di scegliere le imprese e quindi per l'impresa non cambia assolutamente niente, loro è come se avessero un cliente normale. Esatto, a differenza invece dello sconto in fattura che ti vincola a scegliere imprese che lo applichino. Così almeno siamo sicuri dell'impresa, siamo sicuri di come lavorano e siamo sicuri del risultato finale. Della qualità del lavoro stesso. Ecco, quindi noi ci siamo appoggiati alla banca, le banche di solito, almeno la nostra fa così, si appoggia ad una società terza che mette a disposizione una piattaforma in cui caricare tutti i documenti necessari per poi procedere una volta pagate le fatture, una volta raggiunti i saldi, quindi lo stato avanzamento lavori necessario, di appunto erogare il credito richiesto. Quindi ci siamo rivolti alla banca, abbiamo fatto tutte le pratiche e finalmente abbiamo iniziato i lavori. Sì, esatto, abbiamo iniziato i lavori. Beh, con questo video quindi è tutto. E vi anticipiamo che le demolizioni le abbiamo fatte noi. Interamente noi, contate che c'era stato preventivato circa 27.000 euro per fare le demolizioni e qui invece abbiamo provveduto da soli attraverso un noleggio di materiale. Ma tutti i dettagli li vedremo nel prossimo video. Quindi, se volete vedere come andrà a finire, iscrivetevi, attivate la campanella per ricevere le notifiche e non dimenticate di commentare dicendoci cosa ve ne pensate. Ciao! Ciao! Cesare! Cesare! Ciao, amore! Pomodori!